Eh beh sì, quando c'è da lottare si lotta, quindi poi sono contento anche perché hanno lottato tutti quanti, a partire dagli attaccanti, dai centrocampisti, quindi hanno fatto schermo là davanti. E queste sono le partite che mi piace, lo spirito importante di questo gruppo che alla fine viene fuori. C'è stata tanta sofferenza, è mancato forse veramente il delitto perfetto, no? Il colpo del delitto perfetto. Sì, anche perché noi dovevamo giocare così, e difenderci bene tutti e poi ripartire in velocità con i turbi, sulle spizzate di Luca, con Gomez. E quindi diciamo che ci siamo anche riusciti a tratti. Però questo punto secondo me vale come una vittoria, anche perché venire qua a Catania, loro si giocavano tutto e per tutto, quindi siamo contenti, veramente, anche perché la cosa più importante, parlo di me personalmente, che non abbiamo subito gol. Quindi questo è la prima volta che succede fuori casa. A me no. Quindi alla fine ti dà più... Ti dà morale, quindi cerchi sempre di preparare le altre partite con questo spirito. È stato importante un altro ragazzo dell'82, un altro eroe di Salerno, Rafael, ha fatto una delle più belle partite in giallo-blu di sempre. Ma lo sappiamo la qualità di Rafael. Rafael secondo me è, dentro i pali, secondo me è uno dei più forti in Serie A, quindi non lo scopriamo oggi. Sono contento anche per lui perché a volte sono capitate un po' di critiche, un po' oltre sono andati, però ci sta, lui è un giocatore, è un ragazzo eccezionale, quindi supera anche queste difficoltà. Ecco, ci siamo abbassati un po' troppo, Mimmo, forse nel primo tempo, sono entrati un po' troppo nella nostra area di rigore, tanto che Rafa è stato veramente provvidenziale. Sì, diciamo che noi dovevamo abbassarci, anche perché loro giocavano con tre in avanti, però si buttavano anche i due centrocampisti, quindi alla fine tendevi ad arretrarti, però sapevamo che in aria a palle alte, quindi potevamo giocarcela bene. L'unico problema ce lo potevano creare se venivano un po' centralmente, anche perché sono molto rapidi e veloci, però siamo stati attenti, poi abbiamo capito e ci siamo anche un po' alzati, abbiamo fatto la cosiddetta palla lunga e pedalare, quindi giocavamo su Luca Toni e cercavamo di respirare. Si capiva in campo quanto il Catania ci tenesse a vincere questa partita, quanto ci tenessero i suoi tifosi? Sì, si capiva, ma lo capivano anche loro, perché avevano trovato una squadra abbastanza rognosa come la nostra, perché ci tenevamo anche noi a fare un risultato positivo fuori casa, quindi secondo me lo 0-0 è un risultato giusto. Non so se sei...